A Mondolfo, in occasione del giorno del ricordo, si è svolta la cerimonia di intitolazione del piazzale adiacente al cimitero comunale dedicato ai martiri delle foibe. L'evento che ha visto inaugurare la targa commemorativa ha avuto luogo alla presenza delle autorità, di una rappresentanza delle scuole secondarie di primo grado Fermi di Mondolfo e Fagibruno di Marotta, del Corpo Bandistico Santa Cecilia e delle associazioni del territorio, in particolare il Circolo Culturale Marotta, che hanno collaborato all'iniziativa. Un omaggio alla memoria di chi ha sofferto e perso la vita in uno dei periodi più bui della storia. La decisione di dedicare questo spazio ai martiri delle foibe nasce da un profondo desiderio di giustizia, di memoria e di riconciliazione, e perché il piazzale diventi un luogo di riflessione, dove il ricordo di quel dolore inenarrabile e troppo a lungo obliato si fonda con la speranza di un futuro migliore. È essenziale che le nuove generazioni conoscano la storia, ne comprendano le lezioni e le trasmettano, per costruire una società basata sulla tolleranza, sull'inclusione e sul rispetto della dignità umana. Una cerimonia di profonda riflessione e commemorazione, dove sono intervenuti, attraverso delle commoventi letture, parecchi ragazzi delle scuole, per non dimenticare le tragedie del passato e per trasmettere valori di pace e rispetto umano. Uomini, donne, bambini venivano colti dal panico, assaliti dalla disperazione, mentre tenevano i piedi in bilico tra la vita e la morte, tra la luce del sole e il buio senza fine della foiba. Oggi è una giornata importante di profonda riflessione e commemorazione. Con l'intitolazione di questo piazzale vogliamo rendere omaggio a tutte le persone che hanno sofferto e hanno perso la vita in uno dei periodi più bui della nostra storia. E questo atto rappresenta un forte segnale contro la cortina di indifferenza che per troppi anni ha avvolto le vicende legate alle violenze contro le popolazioni italiane vittime della repressione titina. E lo facciamo assieme alle associazioni del territorio, ai rappresentanti delle scuole secondarie di primo grado di Mondolfo e di Marotta che ringraziamo. Questa cerimonia non nasce da un vuoto gesto commemorativo, ma da un profondo desiderio di giustizia, di memoria e di riconciliazione, ed è essenziale che le nuove generazioni proprio conoscano la storia, ne comprendano le lezioni e le trasmettano per costruire una società basata sulla tolleranza, sull'inclusione e sul rispetto della dignità umana.